E la challenge delle 24 ore solo gelato inizia qui. E finalmente tra poche ore finirò questa challenge. Lasciate like se anche a voi piace il gelato. Bella a tutti ragazzi, questo è qui, oggi siamo con un nuovo vlog. E dopo il grandissimo successo della serie della mia challenge delle 24 ore, tutte le challenge delle 24 ore sul cibo e delle 24 ore in generale ve lo lascio in descrizione. Vi lascio in descrizione la playlist, quindi andatela a vedere. Siamo tornati con un'altra challenge delle 24 ore. In poche parole, si sta avvicinando l'estate. Ciò vuol dire che in estate l'alimento più mangiato è il gelato. Adesso sono le 8 di sera e io dalle 8 di sera di oggi fino alle 8 di sera di domani mangerò solo gelato. C'ho veramente tanta fame, quindi andiamo in cucina e speriamo che ci sia un po' di gelato. Ecco qui, apriamo il freezer. Magnum. Aspetta, vediamo se c'è qualcos'altro. Di sicuro ci sta perché, oh mio Dio, dai. E vediamo, ah ok, sempre lo stesso. Perfetto. Per cena penso che mi mangerò due bei gelati. Questo e un Magnum. Oh, che figo, stavo cercando, ho visto anche che c'è il cono. Però dai, il cono me lo lascerò per domani mattina a colazione. Le diete, dicono tutti che le fanno. Iniziano lunedì ma non ti dicono in che anno. Adesso mettiamoci qui in camera e iniziamo a mangiarci prima il Magnum. Che bello, iniziamo subito a mangiarci questo bel Magnum. E la challenge delle 24 ore solo gelato inizia qui. Quanto è bello fare queste challenge. Ho sporcato pure la telecamera del gelato. Vi sto pulendo, ragazzi. Se non vi siete fatte la doccia, tranquilli che c'è Sespo che vi pulisce. Fatemi sapere nei commenti se voi avete già iniziato a mangiarvi gelati. Oppure dite: no, Sespo, è troppo presto, ancora non ho iniziato. Fatemelo sapere. E inoltre fatemi anche sapere qual è il vostro gusto preferito di gelato. Comunque no, mi sto per ringrassare di nuovo per fare questa challenge. Cioè raga, non sto scherzando, adesso vi racconto sta piccola storiella. Praticamente oggi dovevo registrare un'altra challenge del cibo sulle 24 ore. Ed era: mangio per 24 ore solo cibo sano. Praticamente mangiavo solo frutta e verdura. Poi ho detto: nah, ma sti cavoli, mangiamoci solo gelato per 24 ore. Sono un coglione. Poi raga, per chi non lo sapesse, io soffro anche di sinusite. In poche parole, quando mangio o bevo delle cose ghiacciate mi fa male il setto nasale. Quindi devo mangiare per forza piano. Lei dice che dovrei andare piano, io invece vado forte. Dai, è finito, raga. Detto sinceramente, ancora c'ho un po' di fame. Non tantissimo, però secondo me un altro gelato mi può far star bene fino a domani mattina. Poi domani mattina ne mangerò un altro. Adesso comunque apriamo il secondo gelato. Ah, perfetto. No, mi è cascato il gelato addosso. Iniziamo bene questa challenge. Certo, cenare con il gelato non è la cosa migliore al mondo. Però scialla, dai, manco malissimo. Però vabbè, tutte le challenge delle 24 ore è così. Inizi che il cibo ti piace, poi il giorno dopo arrivi che potrebbe anche nausearti. Ah, e come sempre, se avete delle idee per altri video delle 24 ore, consigliatemi. Almeno magari... mi stavo strozzando. Stavo dicendo: almeno magari vedrete altri video del genere. E magari proprio l'idea del vostro commento sarà scelto da me. E intanto ho finito il primo gelato. Cioè il primo gelato, il primo pasto di gelati. Cioè mi sono mangiato questi due gelati per cena. Sinceramente mi sento bene. Cioè nel senso, potrei anche mangiarmi un terzo. Però non mi va di esagerare. Domani mattina farò colazione, poi magari pranzerò. Però dopo pranzo devo andarmi a vedere con Alessandro al centro di Roma, perché dobbiamo registrare anche vlog al centro. Amico, ti ho fatto centro. Però adesso raga, è finita la cena. Andiamo in bagno e laviamoci i denti, perché raga è importantissimo lavarsi i denti dopo che abbiamo mangiato. Così va meglio. Quindi raga, noi ci vediamo direttamente domani mattina. Io mi sveglierò, farò colazione e poi ci organizziamo per uscire domani. Buongiorno, sto morendo di sonno. Non ce la faccio neanche a parlare. Ora aspetto qualche minutino che mi devo svegliare per bene. A few moments later. Mi sono vestito perché almeno adesso farò colazione. C'ho ancora la voce un po' rauca. Comunque stamattina è abbastanza strano, perché mi sono svegliato, sì, c'ho un po' di fame, però non so, mi sento la bocca abbastanza strana e non mi va di mangiare niente. Però devo fare la colazione, perché si sa, la colazione è il pasto più importante. Quindi adesso mangerò il cornetto. Eccolo qui, adesso bisogna aprirlo. Che poi oggi è pure una bruttissima giornata. Io vi avevo anche detto nella clip di ieri che oggi mi sarei visto con Alessandro per registrare al centro. Ma con sto tempo, raga, sta diluviando e fa veramente freddo. Quindi non so se ci vedremo, speriamo di sì. Comunque, ecco qui il nostro cornetto e facciamo adesso colazione. Però che pizza. Io ho detto faccio 24 ore di gelato, visto che fa caldo e il gelato mi rinfresca, e invece fa freddissimo. È impossibile.
tutto nudo. La mia unica speranza di adesso è che esca il sole. Raga, non ce la faccio a stare qui davanti alla finestra e vedere questo tempo, vedere tutto nuvoloso con la pioggia. Io oggi volevo uscire. Rimaniamo fuori pure quando fuori piove. Comunque io non capisco perché il tempo deve essere così una me. Raga, non so se voi vedete, ma sta veramente diluviando. Vabbè dai, tornerò a studiare. Però oggi pomeriggio andrò al centro di Roma per vedermi con Alessandro, perché almeno vloggeremo insieme e registreremo altri vlog. E la cosa bella è che Alessandro mi ha chiamato e mi ha detto: occhio, ora ci vediamo. Visto che Alessandro fa sempre ritardo, io gli ho detto di vederci a una determinata ora. Ma in realtà io ho detto tipo mezz'ora prima, perché tanto so che lui fa ritardo. Quindi io ho detto: te vieni a quella ora. Io in realtà vado mezz'ora dopo e vedo se veramente fa ritardo o no. Se riesce a fare ritardo anche con l'appuntamento mezz'ora prima, è il numero uno. Siamo i numeri uno. Intanto adesso è mezzogiorno e diciamo che a me è venuta un po' di fame, quindi mi metto seduto, ho preso il mio bel gelato, per pranzo ho preso il maxi bon, poi dopo andrò a Roma, mi vedrò con Alessandro e magari lì finalmente prenderò un gelato artigianale. Adesso pranzeremo e mi raccomando, lasciate like se anche a voi piace il gelato. Momenti mi calca. La cosa brutta è che io ogni volta che faccio la challenge delle 24 ore prendo sempre la giornata sbagliata. Quando ho fatto 24 ore in piscina c'era un tempo bruttissimo, anzi aveva anche iniziato a piovere. Adesso che sto facendo 24 ore gelato fa freddissimo. La cosa brutta è che già mi sento ciccione, cioè mi sento proprio la pancia pesante. Però è buono il gelato. Pensiamo che abbiamo già superato la metà. Faremo merenda e cena e poi è finito. Che ci vuole, dai? Chiamami boss. Tutto in un boccone. Boss, boss, non faccio più come dici te. Boss, boss. Perfetto. Meglio se mi mangiavo con calma. 2 hours later. Io non ci posso credere. Anche oggi Alessandro sta in ritardo. Infatti sto sempre qui seduto sulla classica panchina. Visto che è già più di mezz'ora che lo sto aspettando, mi è venuta una bella idea. Perché io ogni volta che usciamo a registrare aspetto minimo mezz'ora sempre seduto qui. Mi metto proprio nella stessa sedia ogni volta. E ormai diciamo che questa sedia è diventata mia. Quindi, visto che c'ho l'astuccio, prendo questo pennarello e scriviamo qui: Sespo. Ok, questa è diventata la sedia di Sespo. Se andrete in metro e troverete su una sedia scritto Sespo, vuol dire che è la mia sedia dove mi siedo ogni volta. Passano le ore e... Ale, ma non ti senti una merda? Fare sempre ritardo. Siamo arrivati a Piazza del Popolo e adesso registreremo qui. Mangio per 24 ore solo gelato, quindi fra un po' dovremo andarci a prendere un bel gelato. Bravo. Intanto lì c'è Alessandro che parla con quello che gli vende. Oh, gli ho spiegato che i selfie stick sono passati di moda, raga. Ormai nessuno si fa più selfie, oh, raga. Mia. Cioè, aspetta, se li fanno, però ormai non è più la moda. Intanto noi adesso ci stiamo andando a comprare un gelato. Intanto sono uscito da Gucci per registrare il video dove ho acquistato da Gucci e ve lo lascio in descrizione se ve lo siete persi, perché faceva parte della serie delle 100 cose da fare prima di morire. E adesso c'ho veramente fame e voglio un bel gelato. Prendo sempre tre gusti, fumo un cono gelato. Ah, che bello, qua fuori c'è il gelato gratis. Sono appena uscito dalla gelateria e non so, sembra pure abbastanza buono. Però vabbè raga, io c'ho una fame assurda e adesso mangiamoci questo gelato. Mi pulisci? Sto bella. Bella giornata, c'ho da fa' bella. Adesso sto cercando un posto dove mettermi seduto. Cioè, vi pare normale? Mi metto la felpa e muoio di caldo. Mi tolgo la felpa e muoio di freddo. Non penso sia normale. Intanto sembra un bambino che me sporco col gelato. Ah, mi metto seduto qui e mi gusto questo gelato in santa pace. Proprio buono. Comunque io come gusti ho preso cocco, oreo e variegato alla Nutella. Fatemi sapere nei commenti voi che gusti preferite. Adesso che bello, prenderò sto tocco di cioccolata. Mi sono cresciuti 27 brufoli solo per prendere quel pezzo. E finalmente tra poche ore finirò questa challenge. Comunque raga, non vale, ho appena finito il gelato, stavo a maniche corte e stavo morendo di freddo. Mi sono rimesso la felpa e ora sto bene. Sicuramente fra 5 minuti morirò di caldo. Non capisco perché ogni volta che mi metto la felpa muoio di caldo, se me la tolgo muoio di freddo. Indovinate chi, per colpa di Alessandro, perché lui deve venire di registrare il suo vlog, farà tardi e tornerà anche oggi tardi a casa. E vabbè dai, però la cosa bella è che camminando così tanto mi sono anche dimagrito. Quindi io mangio i gelati, però poi mi dimagrisco, perché Alessandro mi fa camminare tanto. Io non cambierò mai. Comunque ragazzuoli, sono le 7 di sera, stiamo tornando a casa. Abbiamo finito di registrare il video per Alessandro e quindi sono distrutto, però non ho fame. Sono le 7 di sera, io alle 8 finisco questa challenge delle 24 ore. Ciò vuol dire che può anche finire qui. Vediamo se mi viene fame, mi compro qualche altro gelato. Però per ora io sto bene così. Mi sono mangiato un po' di gelati oggi. Ne ho mangiati pochi sinceramente, io pensavo molti di più. Adesso neanche
neanche mi ricordo quanti gelati ho mangiato. Però sto bene così. E poi dobbiamo tenerci in allenamento per la prova costume. Sono in allenamento, Finalmente siamo tornati a casa. E la cosa bella è che sono le 8:30. E ciò vuol dire che sono passate 24 ore. Quindi adesso posso andare di là e posso mangiare tutto quello che voglio. Anche se sinceramente non ho fame. No, raga, non sto scherzando. Ho mangiato per 24 ore gelato. Ma avrò mangiato, se no, 4-5 gelati. Io penso veramente di arrivare tipo a 10 gelati. Mi raccomando, nei commenti voglio che tutti voi commentate con i vostri gusti di gelato preferiti. E commentate anche se vi piace il gelato. Se questo vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate e condividete. Iscrivetevi per unirvi al Vlog Team e alla Sespos Family. Noi ci vediamo in un prossimo video. Baci, cuccioli. Vieni qui, ci sta cioccolata. Cioccolata. Cioccolata.